Noi poi speriamo che ci saranno almeno voi l'autrice di questi testi, magari sarà presente e potrà magari spiegarci meglio l'ispirazione di alcune sue poesie. Questa, che leggerò adesso, che fa parte di, questo, di questa serie di poesie che stava leggendo la Clara, doveva leggerla lei. Poi gli ho detto, guarda, falla leggere a me, perché questa qui rispecchia me stessa, ma anche qualcuno può sicuramente, no? Ci siamo sempre la testa altrove, per cui cerco di aprire le porte alla porta di casa con le chiavi della macchina, tento di accendere la televisione col telefonino e viceversa, no? Tra le Scandia Viridis, io non lo sapevo, comunque in latino è il nome di una pianta. La cucina è un santuario in disordine. Ci sono reliquie di smalto nel lavello, coperti di rame appesi alle pareti. Si può fare poesia parlando del rotolo di carta rovesciato sul tavolo o delle macchie di vino che macchiano il bordo. Prendere un gesso, tracciare il profilo perfetto di un cerchio, appartenere all'inverno e dell'inverno essere dono, concessi la sua margine bianco. Lei è di quelle che si scordano i soldi e le chiavi, che lascia i quesiti irrisolti. Crede nel suono infantile dell'acqua. Dentro ha qualcosa che non sa riposare. Un gesso bianco ridisegna il cerchio, sconfigge lo spazio vuoto che tiene nascosto in una gabbia d'ossa. È scesa per strada, ha sepolto sei ombre nel campo, una voce chiamava da in cima a una blu, da un cielo color di vaniglia ma senza il sapore. C'era un poco di verde nei vasi, e la voce chiamava da un punto lontano, da una scatola rossa appesa nel niente. A volte una voce è la forma una semplice di un respiro che affina le labbra e ti scalda le dita. A volte una voce disegna curve perfette, persino sui fianchi più magri.